Ieri ricorrevano appunto i dieci anni dal 6 aprile del 2009 e da allora la Gesci, che è l'associazione scout più grande nel territorio italiano, mobilitò tutti i volontari per aiutare la popolazione in difficoltà, fummo presenti su una dozzina di tendopoli con più di 3.000 scout che si alternarono nei mesi dell'emergenza. Ed oggi in particolare noi scout, capi scout della Regione Abruzzo, ci ritroviamo per farne memoria. Nella notte del terremoto credo che ognuno ha la sua storia da raccontare. A me personalmente, fortunatamente, andò abbastanza bene, diciamo così, non ho vissuto tutti diretti ed è stata eh, sicuramente ecco, una, una fortuna. In questi dieci anni, sicuramente eh, un imperativo che ci siamo dati era quello di eh, ricostruire la comunità sociale che ha vissuto veramente un trauma ed è leggibile ancora sotto gli occhi di tutti. E soprattutto credo l'importanza di saper leggere i segni, ecco, di una presenza e cercare appunto di, di ricostruire, di riappropriarci di una vita per quanto possibile normale. Ehm, la cosa bella in questo momento è che adesso cominciamo ad avere i bambini nati dopo il terremoto. E noi cominciamo a fare il percorso scout dagli otto anni in su e quindi i lupettini che noi abbiamo nei nostri gruppi scout conoscono quest'aquila, non sanno nulla di quello che era e quindi cerchiamo di, così ecco, di far scoprire una realtà davvero che poi saranno loro stessi a, appunto, a portare avanti, a farsene padroni e a viverla. Ecco, quindi ormai ragioniamo davvero con le generazioni post-sisma. E questo credo sia la sfida più importante che dobbiamo cogliere.